Finale sempre, ma una finale è sempre una finale, non c'è molta differenza con le altre. Se dovessi fare un paragone, la differenza in questo caso è che abbiamo iniziato la stagione pensando a questo obiettivo, che era quello di arrivare a giocare questa finale per vincere la decima, e questo obiettivo l'abbiamo raggiunto. Da questo punto di vista non vedo una partita diversa tra Real e Atletico, ma anzi vedo una partita molto livellata anche sul piano tattico di interpretazione di attacco e difesa. Però è strano, e tu lo sai, insomma, Carlo, che la stampa italiana, i media, le televisioni scrivano che Carlo Ancelotti è il grande sogno di Silvio Berlusconi, di Barbara Berlusconi, di Adriano Galliani. È molto strano, insomma, che scrivano queste cose alla vigilia di una finale di Champions. Che ne pensi? Che ne penso? Che devo pensare? In questo momento penso tutto il giorno a questa cosa, guarda, al futuro. No, il futuro è domani. Io... Sì, dai, no, a dire la verità non sono sorpreso. Che se ne parli non mi sorprende nemmeno la domanda. Ni della pregunta, non sto sorprendendo. No, tengo un ricordo molto. Ho un ricordo nitido dell'ultima volta che ho parlato in conferenza stampa prima di una finale. Nel 2007 ad Atene mi dissi che poteva essere l'ultima conferenza stampa e che quindi me la sarei dovuta godere. Invece non era l'ultima. Potrebbe essere che questa lo sia, ma non so, non sono sicuro. Per questo comunque me la godo. Ma l'imponderabile è la cosa che mi preoccupa di più, perché tutto può succedere in una finale. È così, può essere che poi li facciamo stancare e metto dopo Marcelo Isco. Ma dipende dai tuoi pensieri. Sono d'accordo con te sul fatto che ci sia un margine molto sottile tra ossessione e sogno, ma dipende da qual è il tuo pensiero. E nel mio caso il mio è il sogno, per cui provare a raggiungerlo. To reach the dream.